dicevo all'inizio della celebrazione, oggi la Chiesa ci invita a contemplare il volto di Dio, questo Dio nostro, che è Padre e Figlio e Spirito Santo, in comunione. Tutti noi siamo segnati, siamo stati immersi col battesimo in questo Dio che è comunione, quindi siamo stati coinvolti tutti quanti a esprimere poi questa comunione con il nostro vissuto quotidianamente. Noi a volte riflettiamo poco sul fatto che Dio è Trinità, è Padre, Figlio e Spirito Santo, però credo che tutti quanti ogni giorno ci segniamo, quando facciamo il segno della croce, ce lo dovremmo ricordare, ci ricordiamo il mistero di Gesù che ci ha donato la vita. Croce ci ricorda questo mistero d'amore, però ricordiamo anche, segnandoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, facendo il segno della croce, che noi siamo immersi, coinvolti, abbracciati. Quando ci facciamo il segno della croce vogliamo lasciarci abbracciare da Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo, che è comunione. E poi a volte credo che la sera dobbiamo concludere la nostra giornata. Quindi la Chiesa con tanta saggezza ce l'ha consegnata certe espressioni molto belle, densissime, dicendo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, dovremmo iniziare sempre ogni nostro gesto, ogni nostra azione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cioè, dovrebbe portare ogni gesto che facciamo, tutto ciò che compiamo, dovrebbe portare il segno, la delicatezza, la tenerezza di questo Dio che è Padre, Figlio e Spirito. E poi tutto ciò che facciamo dovrebbe davvero cantare, essere manifestazione, questo vuol dire la gloria, un amore incisivo di questo amore di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi attraverso queste giacobatorie densissime, credo che ci vogliono ricordare sempre questo mistero che ci abbraccia, che ci prende. Ed è bello che oggi la Chiesa ci ha fatto ascoltare questo brano del Vangelo di Matteo. È la conclusione del Vangelo di Matteo, le ultime battute proprio, il capitolo 28, le parole conclusive del Vangelo di Matteo, così si chiude. E cos'è avvenuto? È avvenuto che Gesù ha affrontato il mistero della sua morte drammatica, croce, e gli apostoli sono scappati tutti, lo sappiamo benissimo come sono andati fatti, e perché non si aspettavano una cosa del genere, insomma. E però Gesù comunque li raccoglie. Dopo che Gesù è stato messo in croce, sono delle donne, quelle donne coraggiose. Ecco, la donna è sempre più coraggiosa dell'uomo. Queste donne che vanno al sepolcro a cercare Gesù nel luogo della memoria, e ci sono gli angeli che dicono: non lo cercate più perché lui è risorto, e andate a dire ai suoi fratelli che lui è vivente. E poi anche si fa presente Gesù e dice a queste donne: andate a dire ai miei fratelli che vanno in Galilea, perché io lì li precedo. Si trovavano a Gerusalemme, devono andare in Galilea, ritornare in Galilea. Ed è interessante, ecco, questo è quello che è avvenuto prima, che gli 11 discepoli, non sono più 12, sono 11 perché manca Giuda, uno ha tradito, ma anche tutti gli altri, anche Pietro ha rinnegato, veramente è una comunità sfaldata, preoccupata, fragilissima. Però quando queste donne vanno a dire, conto che a quel tempo la testimonianza della donna valeva quasi niente, insomma. Però quando la donna e donna vanno a dire: andate lì che Gesù vi aspetta lì in Galilea, da lì sono partiti, dalla Galilea, lì l'ha coinvolto il Signore Gesù in Galilea. La Galilea era lo spazio chiamato poco religioso, Galilea delle genti, profano, non era lo Gerusalemme dove c'era l'osservanza. La Galilea delle genti era guardata con disprezzo da
dai giudei osservati, dagli ebrei osservati. Ed è lì Gesù li ha coinvolti quando li ha chiamati i primi quattro discepoli nel mare di Galilea, di Tiberia, Capernaum, lì ha chiamato il Signore. Devono ritornare lì e loro obbediscono. Sono fragilissimi, sfaldati, paurosi, però obbediscono. E viene detto che quando vanno lì sul monte che Gesù aveva loro indicato, qual è questo monte? Guardate, nella Galilea non ci sono grandi monti, è una zona collinare, però c'è un monte, vi ricordate della Galilea, del Vangelo di Matteo, capitolo 5, Gesù viene detto che sale sul monte. E cosa fa sul monte? Fa il primo grande discorso Gesù e proclama le beatitudini, ricordate le beatitudini, beati i poveri, beati i miti, beati gli assetati, affamati di giustizia, beati i pacifici. Lì devono ritornare a riascoltare quel primo messaggio di Gesù fondamentale, dove c'è il vissuto di Gesù. Devono ritornare lì, e lì Gesù si fa presente. Quello è il monte, è lo spazio di Dio, il monte, il luogo dove devono ritornare ad ascoltare il cuore di Dio che pulsa, che parla attraverso il volto di Gesù. A questo li invita. E loro ci vanno. E quando lo vedono, contemplano il volto di Gesù, si prostrano. Prostarsi significa adorare. E però la cosa strana è che Matteo annota, non so se ci avete fatto caso, essi però dubitavano. Guardate, questo è interessante, è una piccola comunità, sono gli undici, sono lì, hanno obbedito, ci vanno, confidando in lui, però si prostrano quando vedono Gesù, però ancora c'è il dubbio del loro cuore. Guardate, questo ci deve incoraggiare e aiutare, perché in fondo anche noi a volte diciamo, ma è vero, dubitiamo. Prendiamo la distanza, il termine usato è proprio questo, in greco, prendono le distanze. Però è bello ed è interessante che Gesù, questa comunità che non ha certezze, guardate la fede, non è avere certezze matematiche, noi a volte ci aspetteremo una fede che abbia la certezza matematica, come 2 più 2 fa 4. È pericoloso quando la fede diventa dottrina che è certezza, perché poi diventiamo capaci di condannare gli altri, di giudicare gli altri, mentre la fede che è ricerca continua, perché nessuno possiede il volto di Dio, nessuno può arrogarsi il diritto di dire Dio è così e ve lo impongo io, dovete fare come dico io perché Dio è così. Dio, quando riteniamo di conoscere, ci sfugge sempre, perché Dio è sempre diverso, è misericordioso, è inesauribile, è incomprensibile, ci sorprende sempre con la sua nudità, con il suo volto, con la sua bellezza, con la sua tenerezza, ci sorprende sempre. Per cui dobbiamo sempre cercare. La fede non è certezza matematica, è cammino faticoso, ricerca, quotidiano, per capire come il volto di Dio comunque mi coinvolge, mi interpella e mi coinvolge a diventare io racconto del suo volto. Ed è interessante che il Signore Gesù è lui, poi viene detto, si avvicinò. E anche qui c'è questa tenerezza di Dio che comunque di fronte alle nostre titubanze ci abbraccia sempre, ci visita, ci parla sempre, ci accarezza, non ci lascia mai solo. E a questa piccolissima comunità, che è fragilissima, che ha anche i suoi dubbi, Gesù affida il suo volto. Non ci dobbiamo meravigliare. Gesù affida il suo messaggio. Io ormai ritorno al Padre. Tutto ciò che io vi ho detto, il mistero della mia vita, ciò che Dio mi ha mostrato del Padre, è mio e dello Spirito, adesso lo affido a voi, dice Gesù. E per cui a questo piccolissimo drappello di uomini dubitosi, fragili,
Gesù dice: a me è stato dato ogni potere dal cielo, il Padre, questo vuol dire il cielo è Dio, e sul cielo, il cielo e in terra, il Padre mi ha dato ogni potere e io lo consegno. Lo consegno a voi, guardate, lo consegno anche ad ognuno di noi. E cosa dice? Andate, il credente è uno che va, non è stabile. I credenti nella prima comunità, negli Atti degli Apostoli, sono chiamati quelli della via. Il credente è colui che va, è in cammino nella vita, sta in mezzo agli altri e cammina insieme agli altri, non è uno che sta appartato. Andate dunque e dice: fate discepoli, coinvolgete gli altri, coinvolgete gli altri, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Immergere, questo vuol dire battezzare. Immergere, questo vuol dire battezzare. Immergetevi nel Spirito di Dio. Fate conoscere anche a loro la bellezza. Nel libro del Deuteronomio ci diceva il Signore parlando con Mosè che Dio è fuoco. Davvero Dio è luce, è calore. Se riscalda il nostro cuore, la nostra vita, illumina i nostri occhi, ci fa comprendere il mistero della vita. Bene, dice Gesù, andate ed immergete, coinvolgete gli altri, ma non tanto con le chiacchiere, perché il coinvolgimento non può venire. Noi a volte vorremmo convincere gli altri con le nostre chiacchiere, con le nostre discussioni. Si coinvolgono gli altri, c'è un modo di coinvolgere gli altri che è molto più seducente e affascinante, attraverso la testimonianza. Cioè dovete essere voi immersi nel cuore di Dio, portare voi la comunione di Dio, questa presenza di Dio nella vostra esistenza, di Dio che è in comunione, diventare anche voi capaci di relazione, di comunione nella gratuità, come gratuito è molto di Dio, a coinvolgere, scaldare anche gli altri, immergendo anche gli altri in questa stessa luce, in questo stesso cammino. Immergetevi nel nome del Padre, nel nome, nel mistero, nella tenerezza. Il nome di Dio è il misericordioso, della misericordia, del Padre. Immergendo gli altri attraverso i vostri gesti, nella misericordia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E insegnando a custodire tutto ciò che vi ho comandato, tutto ciò che vi ho insegnato. Guardate, Gesù questo lo sta dicendo dal monte delle beatitudini, e lì c'è l'insegnamento fondamentale di Gesù. Lì c'è il volto di Gesù, quello che Gesù ci ha insegnato: beati i miti, beati i poveri, per quelli che sanno condividere, beati i pacifici, beati gli affamati e assetati di giustizia, beati i misericordiosi. Questo ci ha insegnato Gesù. Andate, coinvolgete gli altri, vivendo voi queste beatitudini e coinvolgendo gli altri a saper vivere ciò che io vi ho proposto con la mia vita. E io sono con voi, questa è la garanzia. Gesù dice: io vi accompagno, non ti lascio solo. Guardate, il Vangelo di Matteo termina, comincia, ricordate quando l'angelo si presenta a Maria e a Giuseppe, no? Che annuncia la nascita di Gesù. E nascerà da te, dice l'angelo a Maria, l'Emmanuele. L'Emmanuele vuol dire Dio con noi. Dio con noi, questo vuol dire in ebraico Emmanuele, Dio con noi. Ebbene, il Vangelo di Matteo si chiude con la stessa espressione: io con voi, io sarò sempre con voi, vi accompagnerò fino alla fine dei tempi, sempre. Il Signore ci accompagna. Guardate, anche noi questa mattina siamo stati coinvolti da Gesù sul monte, il monte delle beatitudini, per ascoltare Lui, per accogliere Lui, per ricevere nell'Eucaristia. E poi Lui ci dice: se avete gustato com'è bello stare con Dio, il volto del Padre, del Figlio e dello Spirito, andate e riscaldate i cuori degli altri, immergete tutti gli altri, quelli che incontrate nella vita. Perché non possiamo stare appartati, dobbiamo stare nella vita assieme agli altri e coinvolgete gli altri, siete testimoni
di questa tenerezza di Dio, di questa bontà di Dio, non con le parole, ma con i vostri gesti, col vostro vissuto. Bene, Signore.